Ciao Fiori, benvenuti a questa nuova puntata di Il Sapere a Sapore, questa nuova trasmissione che è partita qualche settimana fa con l'idea di chiacchierare di cibo, cose molto serie, molto particolari e soprattutto cose anche tecniche, diciamo, ma per tutti quanti. Vedo già vicino a me, oggi abbiamo un grandissimo ospite, un grandissimo amico, soprattutto come tutti quelli che invito perché credo sia faccia parte del nostro carattere, oltre ad essere colleghi di lavoro, ma anche essere amici. E quindi mi resta che presentarvi, insomma, il grandissimo, sono onoratissimo Fabio Campoli. Grazie a te, Gregory. Buon pomeriggio a te e a tutti. Ciao, ciao Fabio, come stai Grazie. innanzitutto? Bene, bene. Noi ce la mettiamo tutta. Siamo come tutti preoccupati. C'è chi sta soffrendo tanto di più di noi. E poi i pensieri del futuro. Intanto affrontiamo il presente. Il futuro è così per tutti. È così per tutti, sì, infatti, questo è vero. Ed ecco, subito la regia ci ha messo una nostra foto di qualche mese fa, ricordo, e l'ho voluta mettere, Fabio, perché sono cose che fanno, a me piacciono molto queste cose, perché quando l'ho detto anche l'altro giorno, l'amicizia è quando ti trovi con una persona dopo anche dei mesi, anche se non lo vedi, però senti che c'è una stima reciproca con le persone e io con te ho sempre sentito questo, a prescindere dal lavoro, insomma, come persona. E quindi ho voluto mettere questa foto in tuo onore, in tuo omaggio e, insomma, niente, questa ci tenevo, ecco. Grazie a te, Gregore. È emozionante doppiamente perché chissà quando torneremo ad abbracciarci ancora così. È vero, guarda, questo lo potremmo vendere come uno degli ultimi abbracci, benissimo. È Anche verissimo. perché si dice che in Italia sei arrivato anche in quel momento in fiera. Quindi Cavolo, arrivi. sì, però insomma dai, troveremo, speriamo che arrivino presto questi abbracci e Sì. altri, insomma. Allora, niente, intanto saluto Maria Giovanna Labruna, la nostra regista che ci sta seguendo come sempre da dietro le quinte, diciamo. E niente, Fabio, vabbè. Il grande pubblico ti conosce perché parliamo di un personaggio, insomma, TV, qualsiasi parte della TV, libri, non so quanti, nei fatti, nei scritti. Quindi se vuoi presentarti un attimo te velocemente, poi entriamo sull'argomento fighissimo che è il fritto, perché a me dicevano da piccino, quando non sai cosa fare, friggi che comunque piace. Che va bene, vabbè, la presentazione la facciamo rapida. Secondo me la cosa più bella per me, che 20 anni fa ho avuto, e te sei vicino a questa strada, l'idea di non andare avanti sulla via commerciale della ristorazione tradizionale, inventare tutto un altro sistema che adesso è diventato azienda e direi anche un po' di più. Quindi mi divido tra la figura di cuoco e molto quella di imprenditore, perché avendo aziende il pensiero c'è, però la bellezza di essere in questo momento, di avere una bellissima azienda con persone belle che lavorano per servizi gastronomici, una giovane azienda con 20 anni di esperienza. Quindi siamo partiti nel 98, quindi questa è la cosa più bella. Poi potremmo dire tutta la parte, siamo editori, consulenti, ma tutte queste cose belle che dai, lasciamole lì. Sì, Lasciamole le lì. lasciamo lì, però effettivamente ci sono. Insomma, poi magari torneremo anche su. Insomma, ci inviterai ad andare sui tuoi blog, i tuoi portali, perché giustamente tu hai molto Sì. altro, non fai solo questo, consulenze e via dicendo, ma è molto, molto di più. Sì, il gruppo cresce, ma guarda, io dico la verità, a me non manca l'entusiasmo come te, non manca il desiderio. Poi noi siamo fortunati perché durante l'anno facciamo decine, se non forse 20, 30, 40 progetti l'anno, quindi abbiamo la possibilità di conoscere tanto, però la bellezza è del gruppo di lavoro. Noi abbiamo un gruppo di Sì. lavoro che tu conosci perché sei stato spesso da noi. Le super Sì. donne che sono potenti, quindi adesso il progetto si è ampliato, Azione Gastronomica, un'azienda di servizi, Prodicus, la testata giornalistica, abbiamo creduto ancora nel progetto editoriale con una nuova azienda in cui siamo entrati in partecipazione, quindi Club Academy, il canale Il Sospiro e la rivista in edicola con Sì, gusto, quindi vero. ci E siamo intanto domati. saluto Patrizia che sarà lì magari, no? Nei paraggi, come Di là. di consueto. Allora, facciamo così, partiamo. L'argomento di oggi è il fritto e l'idea era quella di dire tutti i segreti o tutte le cose o i luoghi comuni li vogliamo togliere determinate cose che ci hanno sempre messo in testa, capire le temperature. Noi abbiamo un pubblico nella mia, diciamo, trasmissione così, il sapere a sapore, abbiamo un gran pubblico perché ci seguono più di
di 1000 persone, 1500 alla volta, sia professionisti ma anche gente appassionata. Quindi perché? Perché vogliamo dare gli strumenti corretti, quello che tu hai sempre fatto, ecco perché sei qui con me oggi, perché per noi divulgare è tra virgolette una missione, no? Quindi l'idea di oggi è di parlare del fritto, tecniche e segreti, dicendo. Allora, io direi di conoscere, all'inizio partiamo con una logica, partiamo con i grassi, quindi partiamo con una serie di grassi e cerchiamo di spiegare se vanno bene o no i famosi luoghi comuni. Quindi partiremo con il burro, il classico burro. Se la regia mi manda la foto del burro, ecco, questo è un classico panetto di burro. Il burro si frigge o non si frigge questo burro? Con questo non si frigge perché c'è una percentuale di liquido all'interno abbastanza importante, non solo, anche residui di proteine, quindi diciamo si può soffriggere con il burro, se non almeno che non diventi chiarificato. Chiarificato, no? Sì. Cioè, però questo, diciamo, nella scala delle fritture appartiene più alle temperature del soffritto, quindi bene in padella. Soffritto. Sì, temperature molto molto basse e poi la denaturazione rapida. Però diamo valore al burro, che a me piace, sono un pro burro. Sì, no, beh, anche perché la sua sapore... non per il fritto, dai. Non per il fritto. Beh, il burro chiarificato, l'abbiamo accennato, parliamo di un grasso che è chiamato l'oro giallo nei paesi. Sì. Io sai che studio anche la cucina dei cinque elementi, basata sulla dottrina cinese, dove c'è una cultura che va ad assemblare in determinati concetti, e nel mondo ayurvedico, dove io conosco un po', il ghi, il famoso ghi, il burro, chiamato l'oro perché sembra che preso moderatamente abbia dei benefici, come alcuni grassi che poi vedremo, ma spiegheremo il perché. Passiamo ora all'olio di arachidi, il classico olio di arachidi. Bene, gli oli molisemi, cioè sinceramente non possiamo negare che non li utilizziamo, quindi li utilizziamo, sono grassi, anzi oli, che tengono... delle buone temperature, veramente c'è una bella scala delle temperature a salire sempre. Io non so se tu, cioè, adesso sicuramente toccherà un altro argomento. Comunque io sono pro monoseme d'arachidi per chi frigge in maniera profonda e continua. Però dico, Gregory, non basta soltanto utilizzare il monoseme, c'è molta professionalità, cioè ci vuole molta professionalità per destreggiarsi negli oli, perché poi sono residui, temperature, sbalzi. Però, infatti lo toccheremo sì, più avanti nella puntata, sì. Toccheremo anche le temperature, questi argomenti, perché sì, effettivamente è così. Sì, ecco, questa era la grafica dell'olio di arachidi, il concetto è un ottimo olio per friggere, ci sta, ok? A sì, mio parere l'allergia, lascia un leggero sapore, diciamo, poi dipende sempre cosa si frigge, ovviamente, sì, dipende sempre cosa si va a friggere. L'altro grasso, sì. Scusa. Il fatto delle allergie, no? Degli allergeni. Quindi noi siamo cresciuti molto col monoseme d'arachidi, e in questo momento, come insomma vediamo, il problema allergene agli arachidi sta diventando un'attenzione anche in Italia. Questo sì, è uno dei grossi problemi, proprio questo qua. L'altro grasso che andremo a toccare adesso è che a me piace molto, e qui potremo parlare qualche secondo più, che è lo strutto, no? Qui ho avuto proprio qualche, come posso dire, discussione amichevole con dei colleghi, dove io a un certo punto ho detto, secondo me è meglio lo strutto che qualche altro grasso, non perché sia più magro, ma perché in realtà il nostro corpo sembra inassimili meno rispetto a un altro tipo di grasso, e quindi nel complesso tutto sommato. Che mi dici su questo? Ma anche io lo utilizzo sempre con attenzione. Che succede? È un grasso di altra struttura, solida, tiene le temperature né tanto alto né tanto basso, perché a volte quando scendi troppo con le temperature, specialmente su prodotti a base di lievito, insomma di farine, cioè non carni, ma quando scendi con prodotti lievitati o farine, l'assorbimento, se scendi troppo di temperature, è maggiore, e quindi rischiamo di fare un po' una spugna, quindi riesci a tenere giuste le temperature nella cottura in strutto, no? Sì, quindi questo è. Ora manderemo una foto, che l'olio d'oliva extravergine d'oliva, che è quella che probabilmente farà discutere qualcuno. Sì, ma perché qui c'è un grande errore. Sì, ma in effetti sfatiamo sto benedetto mito che per friggere ci vuole l'extravergine d'oliva, e perché non è consigliabile l'extravergine d'oliva? Guarda, noi lavoriamo con tanti professionisti, io dico sempre, Gregory, che noi dobbiamo fare gli chef, i cuochi, e i nutrizionisti non devono fare i cuochi.
Però l'incontro tra scienza e noi è stato molto importante perché la scienza con gli chef ha avuto l'applicazione di tutti i loro studi. Quindi lasciamo gli studi agli scienziati. Però ci sarà tanta documentazione che ci dice che l'olio extravergine di oliva è un conto, l'olio d'oliva è un altro, hanno due punti di così, d'ossidazione, di fumo differenti. Quindi l'olio extravergine è uno dei punti di fumo bassi. Quindi utilizzare l'olio extravergine, noi non ci facciamo fottute, come cioè io sto parlando non a te, ma che non lo sappiamo, a chi ci segue. Utilizzare l'olio extravergine in fritture profonde non è una grande cosa, perché comunque quando friggi tante volte l'olio extravergine lo saluti presto. Invece utilizzare l'olio d'oliva, da quello che sono le mie conoscenze, è sicuramente un buon uso. Ma parliamo, credo che ci siano 30 gradi di differenza tra un extra e un'oliva, eh? Cioè, Sì, ma per mia conoscenza. soprattutto entra 30, che forse qualcosina in più, entra in gioco Sì, anche 40, sì. l'antiossidante, Sì, entra in sì. gioco l'antiossidante, la vitamina E che è sollecitata a temperature alte, purtroppo va a fare il contrario di quello che dovrebbe fare come beneficio, anche perché se parliamo a volte di extravergine d'oliva spremuto a freddo, anche lì dipende da cosa vuol dire a freddo, perché sappiamo già che sopra i 32 gradi c'è un'alterazione dell'olio. Ecco perché gli oli extravergini d'oliva che troviamo in commercio di basso costo, dici, ma come fanno a costare così poco? Perché li espremono a freddo, sì, tra virgolette, ma Questa quindi mattina ho no, sì. visto un extra Dimmi. 2,69, questa Ah, mattina ho visto il perfetto. commercio, un litro Pensa te. 2,69 2,69 al litro, che non, forse non costa neanche una bottiglia di vetro quei soldi, purtroppo. Cavoli. Quindi Passiamo tra da noi un diciamo grasso. che Sì. l'extra io lo utilizzo per fritture non profonde, quindi leggere in padella per una cottura Sì. unica, massimo 2, ma per fritture ripetute in abbondante olio va bene l'olio d'oliva, secondo la mia conoscenza. Perfetto, sono d'accordo. Ora facciamo vedere la foto, un'immagine dell'olio girasole alto oleico, quello che l'ho messo per ultimo perché è giusto, secondo me, dare un consiglio, cioè perché l'olio di girasole, appunto, intanto un monoseme, diciamo, Sì. qual è la caratteristica dell'olio alto oleico? Beh, qui l'industria sta facendo il suo lavoro in questi ultimi, cioè sicuramente ha più proprietà nutritive, in questo momento tiene bene le temperature, quindi è un prodotto, tra virgolette, nuovo che anch'io sto utilizzando. Sì, anche io non utilizzavo olio di girasole nella mia cucina, sto utilizzando, sto vedendo la differenza, quindi c'è, esiste, è un Io prodotto da però provare. da Veneto ti devo dire che ovviamente il Veneto non è una terra di extravergine d'oliva, a parte il Garda che c'ha degli oli e qualcosa nei Monti Iberici, qualche monte c'è per carità. Noi si usa spesso il girasole e con Sì. ottimi risultati. Sì, fin da piccino è sempre stato anche nelle famiglie, insomma, un grasso utilizzato in modo corretto. Ok, allora. Ora io manderei, parliamo un po' delle temperature. Perché le temperature? Sì. Perché ok i grassi, abbiamo detto, ok gli oli, ok tutto, ma se sbagliamo le temperature, abbiamo fottuto Sì. tutto. Cibo, Sì, ma poi grassi. quello è il fatto, no? Questo è un altro problema. Le temperature, i tipi di alimenti che vengono fritti, la quantità che ne viene messo, sono veramente potremmo stare io e te fino a domani mattina a parlare di fritti. Sì, corretto. Beh, nell'ultimo concetto scientifico, ecco, visto che mettiamo la scienza e noi in cucina, le temperature oscillano dai 165 ai 175 più o meno, quello è il range di frittura, diciamo. Poi ovviamente ci sono dei picchi di alcuni prodotti, perché se andiamo in Emilia-Romagna e gli diciamo facciamo il gnocchino fritto, il gnocco fritto a 170 gradi, non mangiamo nulla. Quindi ecco perché si usa lo strutto, perché a temperature un po' più alte hai bisogno di uno sviluppo e tutto. Però le temperature diventano importanti, cioè è vero il prodotto, la qualità del cibo, dell'alimento e tutto, ma le temperature credo siano fondamentali soprattutto per questo concetto, ok? E attrezzature secondo te, ovviamente, anche se ne sono sicurissimo, ma diamo queste informazioni a chi ci segue, le attrezzature secondo me sono importantissime, la tecnologia al giorno d'oggi è importante per una frittura perfetta. Sì, i materiali che noi utilizziamo hanno una conducibilità differente uno dall'altro, quindi come il materiale assorbe e rilascia in modo continuo. Cioè non può essere soltanto il fornello o la piastra ad alimentare una frittura, non ce la faremo mai. Quindi i materiali che utilizziamo sono importanti per l'assorbimento e per il rilascio.
sicuro questo, veramente molto importante. Facciamo tante distinzioni sì. sui materiali. È importantissimo, ecco perché nella ristorazione noi lavoriamo con le friggitrici termostatate, quindi che hanno temperature sì. controllate, lo sbalzo è minimo, perché il segreto di un buon fritto, per il mio modo di vedere, è non perdere la temperatura. Sì, un'altra usanza in casa è quella proprio di non approcciare in modo adeguato alla quantità di fritto che viene, il rapporto tra olio caldo e prodotto Perfetto. Che viene messo all'interno. Quindi un consiglio che possiamo dare è fate un buon sì. rapporto, friggete più volte, ma non andate a mettere una massa di prodotto freddo in olio, perché cominciamo a fare un'altalena su e giù e facciamo male all'olio e al prodotto, quindi diamo un consiglio di friggere poca volta. Do un piccolo segreto. Almeno in casa dovrebbero almeno avere una sondina adesso. Un controllo, una sondina. Sì, perché sennò appena scaldano l'olio arrivano troppo in alto e cominciano a fare ecco. su e giù una montagna russa. Do un piccolo segreto per gli appassionati, ovviamente per noi sono cose che sappiamo. Quando l'olio è troppo caldo non si abbassa la fiamma e basta. Aggiungete un po' di olio freddo dal vaso, allora abbassate la temperatura, se no non lo prendete più e bruciate l'alimento e rischiamo di creare dei problemi al prodotto, quindi bruciare la parte esterna, farine, le proteine stesse, le farine, tutto quello che ci sta dentro, zuccheri, e quindi avere un fritto bruciato, diciamo esternamente. La pulizia dell'olio diventa importante a questo punto. Una volta che ho fritto a casa, ovviamente dovrei friggere e buttare via tutto, tra virgolette. Nelle cucine invece cambia, noi abbiamo degli strumenti che filtrano l'olio. Eh sì, questo è, diciamo, è ad uso continuo, perché far rimanere un olio su residui porta veramente alla all'ossidazione, alla rovina dell'olio. Anche sì. questo è un altro fattore importante. Quando noi friggiamo specialmente prodotti in farina, in pane, l'olio lo buttiamo giù rapidamente. Quindi anche un altro consiglio che possiamo dare. Poi non so se toccheremo cosa friggere, però voglio dire, l'olio va mantenuto pulito. Sempre. Un conto è la ristorazione professionale, un conto è la ristorazione domestica, però almeno in casa, sì, se lo volete utilizzare un paio di volte, sì. Chi ha magari la friggitrice piccina, oppure chi frigge, perché il problema a casa è che si depone nel fondo della padella, sì. della pentola, dove c'è la fiamma diretta. Il problema è sì. quello lì. Ok, a me succede a volte di friggere a casa con la pentolina, e se vedo che è sporco sotto lo passo in un'altra pentola se voglio continuare, perché sennò rischio di bruciare sì, sì, sì. più quello che è sotto ed avere un risultato che non va assolutamente in tutte e due le parti. E siccome chi mangia per ultimo a casa siamo noi che cuciniamo per gli altri, forse è meglio sì, perché è sempre così, no? Cuciniamo sì. per gli altri, poi gli ultimi siamo noi e mangiamo quello che rimane. Vabbè. Allora, benissimo Fabio, sono contento, però adesso dobbiamo provocare la gente. Io l'ho fatto in Rai, l'ho fatto da Alice TV, lo so che tu l'hai fatto, insomma abbiamo la stessa scuola. Vogliamo far vedere per cortesia dalla regia la foto, quella provocatoria. Ma posso friggere introducendo un prodotto nell'acqua prima? Ah, adesso qui, io sì, io lo faccio. Chiedo scusa alla regia se ha la foto, quella col bricchino, con l'acqua e l'olio. Io le faccio, sì. È un gioco provocatorio, ovviamente, non si frigge così, però. Io lo faccio soltanto per un tipo di prodotto, che sono i pesci infarinati. Cosa succede? Quindi cosa vuol dire? Che vuol dire che abbiamo sicuramente infarinare il pesce e lasciarlo riposare, vuol dire far aderire al pesce la giusta quantità di farina che lo renderà croccante. Ah, friggere in acqua e olio? Ah, la domanda era questa? No, non si frigge in acqua e olio. No, queste sono citronette. Sì, no, la domanda era questa, ma era legata a quello che facciamo vedere, che quando mi introduciamo un prodotto infarinato dentro l'acqua sì. un po' acidificata sì, per fare sì, togliere sì. Quando si parla di grassi e calorie, no? Sì. E sì, questo sì, l'ho fatto sì. vedere in molte situazioni, giustamente la gente non ci crede, perché dice, ma poi con l'acqua bolle no, tutto e scoppia... No. Ma poi fa anche una bella cosa, leva una parte di amido, il fritto è ancora più croccante, sì, quindi funziona, acidificata e lo quindi faccio non prendete paura, è un po' come il concetto che dicono l'acqua è il nemico del cioccolato, no, se lo sai usare bene non è un nemico. Se lo fai. Diciamo che benissimo, allora introduciamo adesso, sì scusami. Eccomi. No, che infarinarlo e lasciarlo riposare, quindi passarlo in acqua acidulata,
diminuisce i residui, toglie una parte di amido, viene più croccante. Insomma, sono tanti tanti gli aspetti. E anche meno calorico, perché avendo meno amidi, giustamente, è un po' più leggero. Perfetto. Allora, passiamo all'argomento, adesso andiamo a toccare alcuni alimenti, quindi partiamo con un po' di alimenti, andiamo a vedere un po' di temperature, un po' di segreti anche in questi casi. Quindi io direi, abbiamo una bella foto su dei gamberi e delle verdurine, dei gamberi e delle verdurine fritte, ok? Ecco, sì, su questa tipologia, quindi magari sulle verdure, in questo caso delle zucchine, delle melanzane, se hai qualche consiglio da dare in un fritto leggero, facile, diciamo, da fare. Sì, allora, nella mia cucina, per le mie esperienze, io divido i vegetali, fanno una strada, le carni ne fanno un'altra. Facciamo così, tre grandi distinzioni: vegetali, proteici come carne di pesce, carne e pesce, e panati. Nei vegetali io preferisco averli a temperature più alte prima di friggerli, quindi i miei vegetali sono già abbastanza caldi, uso passarli al vapore e sbollentarli, perché un vegetale che sta a 25-30 gradi, una volta che finisce in olio, impastellato, tempura, quello che vuoi, arriverà prima alla temperatura di evaporazione, che significa far evaporare l'acqua del prodotto, avere una spinta contraria che si contrappone all'olio. Quindi l'acqua del prodotto che spinge verso fuori contrasta, uno, la penetrazione dell'olio, due, grazie alla crosta esterna di qualunque pastella che sia, fa una piccola camera di vapore e ci fa una frittura quasi come fosse un metro di cottura, quindi dentro il prodotto cuoce con il suo vapore e il vapore stesso contrasta la penetrazione dell'olio. Infatti, se chi ci segue sa bene che quando nei vegetali finisce l'acqua interna, il vegetale si inzuppa come una spugna. Quindi consiglio, esatto, i miei vegetali sono molto caldi. Poi, se volete, vi dico anche del pesce, però per i vegetali è questo. Ci arriviamo, figurati se non ci ho messo la prossima foto, il prossimo momento è un cefalopode, quindi parliamo di calamaro o seppia in questo caso, fritto, quindi parliamo di un fritto di calamari ad anelli, un classico. Ho messo una qualità patagonica in questo caso, quindi una molto sottile. Se la regia mi manda il calamaro fritto, così facciamo. Quanti problemi? No, i problemi sono altri in questo momento, però il problema del pesce, tu sai, tanto sei venuto da noi e sai che noi siamo dentro il centro agroalimentare Roma, al CAR, quindi siamo pieni di prodotti buoni. In questo momento sto facendo anche dei video per promuovere il mercato ittico, ma sarà anche per tutta Italia questo, per incentivare il consumo di pesce, perché è un mercato che è completamente fermo questo momento. Quindi qui nel Lazio stiamo facendo una promozione a cercare le pescherie che magari consegna a domicilio. È un incentivo a chi questo è niente, però è un piccolo aiuto, insomma, questo. E tornando al pesce, veramente non è difficile, però bisogna conoscerlo. Se il calamaro è sottile, bisogna spingere un po' di più. Se il calamaro è carnoso, è un po' più di sicurezza. Vuoi dirlo te, perché vogliamo dargli un consiglio sui calamari? Vogliamo dargli a chi ci segue? Sì. Diciamo che il calamaro, tanto queste cose, grazie a Gregory che mi fa da intervistatore, ma potrebbe dire lui direttamente queste cose, però per chi ci segue deve, insomma, acquisire, assorbire l'idea che il cefalopode, teste e piedi, calamare, seppe, tutti quei molluschi che vanno in olio hanno due fasi: o cotti a punto o diventano una suola, un pezzo di legno. Il segreto qual è? Far diventare croccante il calamaro, la seppia che sia, prima che l'interno superi quei famosi 70 gradi, anche un po' prima. Quindi il segreto qual è? Pesce questa volta, mentre i vegetali erano molto caldi, il pesce, tanti di noi chef, lo abbattono, lo portano quasi a zero, perché nel momento che tu vai a friggere un pesce a zero, da 0 a 70, se sei bravo, come ha detto Gregory, il giusto rapporto tra olio e prodotto, fare in modo che la crosta attorno sarà croccante e il pesce dentro sarà succulento, succo pieno di succhi. Io ho trovato un ottimo risultato addirittura lavorando sotto i 18 gradi. Sì, viene bene, è la verità, che tu se lo metti un po' in abbattitore negativo fa un gran prodotto. Sì, questi sono trucchi, sono segreti. D'altronde il nostro mestiere è quello di andare di fare questo nelle aziende, perché è proprio questo, dai, per fortuna. Allora, l'altra foto che adesso la regia ci manda, che sarà il pesce pastellato, ovviamente al contrario di un pesce, quindi di un calamaro piuttosto che di un gambero, una verdurina, qui parliamo di un prodotto che è molto umido all'interno, e purtroppo la gente
lo frigge troppo, cuoce troppo sti prodotti, cioè da volte vengono fuori secchi e asciutti, non va bene. Diciamo che cercano la croccantezza a volte al contrario, cioè togliendogli tutto. No. Però è un'altra tecnica, spesso questa avviene in padella, eh. Questa avviene in padella perché li fanno asciugare talmente tanti, sì che diventa croccante, ma gli hai tolto, insomma, gli hai tolto un bel po'. Io penso che quando si parla di friggere sarebbe meglio sempre fare frittura profonda, è il rapporto tra olio e prodotto per chi ci segue, eh? La grande, un ottimo rapporto tra quantità di olio caldo e prodotto all'interno. Difficilmente si riesce a fare in padella con mezzo centimetro di olio, con un centimetro questo. Sì, vabbè, chiaro, anzi, diventa un casino. Un'altra cosa che si frigge molto è la frutta, anche questa molto ricca di acqua e quindi massima attenzione. Penso che qui il Sì. consiglio sia simile a quello delle verdure. Sì, sempre i prodotti ricchi di acqua vanno gestiti con attenzione. Corretto, corretto. In questo caso ho mi ha messo una foto dove ci sono delle fragole, abbiamo preso proprio un frutto che sia molto acquoso, il kiwi e tutto quanto. La differenza però, come dicevi te, tra la frutta e la verdura è che la frutta bisogna stare attenti a portarla in temperatura, perché se la porti troppo tende già a disfare a pochissimi gradi, lo sappiamo benissimo. Sì. Okay. Ora ho messo una foto in omaggio al nostro maestro Gualtiero Marchesi, quindi parliamo della milanese e qui entriamo Oh sul mamma fritto. mia, che problema! Questo è un problema. Questo è È un una problema perché a diatriba quest'ora qua. immensa. Ecco qui sicuramente prendiamo due strade differenti, dai. Questa è una cottura che viene bene anche a burro chiarificato in padella, è una frittura leggera. Però sono due pensieri, se la fai, cioè se fai una cotoletta, se fa facciamo così, chiamiamola fettina panata e cotoletta. Ecco, questa è bella dorata, questa è fatta al burro, questa è fatta al burro. Se Questa è facciamo fatta al burro. E le fettine... sfatiamo un mito anche della cotoletta alla milanese che sia di pollo, ma parliamo di No, nodino, di no. vitello. No. Burro chiarificato, come dicevi te, è un bel pentolino, la lionese una volta, quello di ferro, perché la reazione Sì. chimica che hanno questi tre componenti fa una doratura che non esiste nessun altro materiale, non c'è niente da fare In cucina per il ancora mio modo di conservo vedere. una lionese, la utilia, un paio di lionesi ancora, eh. Cioè, Vedi. la cotoletta è vero uno spettacolo, è questa qui, magari ci è un bel, prendi un bel nodino, Fa croccante fame. fuori, fa fame, Sì. questa fa fame anche adesso. Cioè, però la devo immaginare come la sto pensando, croccante fuori, al burro, dentro, che la lasci riposare un po', ma non inzuppa la crosta e quando la tagli, insomma, c'è il suo perché, non può essere spessa a mezzo, 3 mm. Diamo un consiglio agli amici del sud, che spesso mi trovo al sud con questa problematica, tra virgolette, perché insomma per fortuna la risolviamo. Ma il problema al sud, specialmente in Sicilia, è che la cotoletta viene fatta con la carne rossa, viene panata e viene fritta. E dopo tre Sì, secondi ti sì. trovi un bagno veramente di sangue col pane ed è una cosa che non va assolutamente bene. Sì, qui ancora una volta la temperatura, le carni appena iniziano a diventare più rosse, la dispersione di succhi e rovini subito, dopo poco rovini subito vabbè, la crosta, la panatura. Quindi ancora una volta il freddo e veloce, freddo e veloce e servizio. Perché c'è una differenza Bene, importante. Voglio dare un consiglio sui panati, bene. Sì. che vedo anche, cioè, noi in parte facciamo un po' di lavoro, quindi come te seguiamo un po' di aziende. Un altro problema dei panati è il panare il prodotto e andare subito in frittura. Il panare e andare subito in frittura, il pane è un prodotto secco, non contiene acqua, se tu pani e vai in frittura, quel pane brucia rapidamente. Quindi il Sì. tempo di riposo di un prodotto panato molto importante perché dobbiamo fare in modo che si omogenizza con il film, con insomma, qualunque composto umido ci sia che lo fa aderire bene, riprende un pochino di acqua e quando lo metti in friggitrice tiene un po' più la cottura, insomma, no? Altrimenti un attimo è subito scuro. È Questo, vero, no? Gli diamo verissimo. questo consiglio. È un grandissimo consiglio. Portiamo ora la penultima foto di questa carrellata. Sono dei bocconcini di riso fritto, però in questo caso
è un riso che ho preparato più di qualche, insomma, che ho preparato tutti, che viene panato, quindi con il classico, diciamo, uovo e pane, anche se io uso pochissimo il rosso d'uovo, solo il bianco, e viene spruzzato con l'olio extravergine d'oliva, quindi nebulizzato e fritto in forno. Ok, la frittura in forno non si può chiamare frittura, però per mio concetto friggere vuol dire immergere un prodotto ad alta temperatura in un grasso, e quindi il concetto è quello lì. Anche questa è una nuova tecnica con i forni moderni, ovviamente aiuta molto a chi fa grossi numeri in certe situazioni. Tu non apri un varco, tu apri una voragine, perché io sono uno dei promotori della tradizione abbinata a nuove tradizioni, perché se uno si fossilizza sulle tradizioni e pensa che quella è l'unica strada, siamo finiti. Quindi la tradizione la tuteliamo, ma assolutamente aperti tutti i giorni a strade. Io sono pro strade nuove, e assolutamente noi, questo è un consiglio che ho dai cuochi, per favore smettiamola di utilizzare gli imperativi, cioè si fa così e basta, ma insomma, detto tra noi, quando tu prendi la ricetta della tradizione e la mantieni quella tradizione, fai del bene al territorio, ma assolutamente per chi siamo noi per dire si fa così imperativo, questo è proprio nel mio cuore, lo dico sempre, cioè impariamo a dire si fa anche così, cioè si può fare anche così, perché altrimenti la crescita è limitata. Questo ne comporta, Fabio, allora, da una parte una nostra fortuna per chi fa il nostro mestiere, perché è così, però veramente diventa una non cultura personale, perché il fatto di dire ho sempre fatto così, si fa così, punto e fine, è una limitazione, sì. ma di tutto, perché vuol dire si fa così, ma perché si fa così? Perché tu conosci solo quel concetto lì. Fine. Quindi il problema è tuo, non è di quello che fanno gli altri. Io dico sempre, se una persona fa qualcosa di diverso e io lo assaggio e vedo che ha un beneficio, ma perché io non devo fare quel tipo di fritto in forno, tra virgolette, o altre cose? Proprio perché non c'è la conoscenza. E questo lo riscontriamo spesso, purtroppo, da chi ha i capelli bianchi ed è una vita che lavora nelle cucine, lavora ancora, fa 40 ore al giorno, dico io, senza capire alla fine che cosa ha fatto tutto il giorno, è sempre stanco, ma il giorno dopo ricomincia con le solite cose, senza un minimo di logica. Questo non vuol dire che non sia un bravo professionista, attenzione. Ma hai messo la riflessione adesso, potrei anche contraddirti un po', perché dai, c'è un altro problema emergente, che intanto... per quello che è la mia conoscenza, la cultura non ha età, quindi è importante che studiare un pochino, andare almeno indietro 200-300 anni per vedere che chef è cambiato il mezzo, è cambiata la tecnologia, è cambiato la misurazione che non è più empirica, ma la cultura che troviamo nei testi di 300, 200, 150, di chi l'ha approfondita, cioè sono cose impressionanti, è bellissimo, quindi a volte succede... sto cercando di provare per non offendere nessuno. Cioè, no, è tanto una no, libera. Sai, guarda, la riflessione è questa: che tutti quanti noi siamo stati giovanissimi, giovani, maturi, andremo verso l'anzianità. Ogni percorso, ogni epoca professionale ha una sua logica e sfaccettatura. Però da giovanissimi si è portati a sentirsi onnipotenti, senza guardarci un pochino dietro. Quindi questi giovani che spesso vedo andare dritti come un treno, io gli consiglio pian piano di ripartire. Adesso mi faccio tanti nemici, però di non concentrarsi sul loro io, concentrarsi sull'osservare gli altri, sul rispettare il cliente e sul realizzare dei piatti concreti che non devono soddisfare l'egocentrismo uno contro l'altro, ma l'obiettivo di un cuoco è soddisfare il cliente e sicuramente ammodernarci e portare avanti le tradizioni per sviluppare nuove tradizioni, ma anche studiare quello che è stato la storia, perché la storia è un grande bagaglio. Cioè, se noi andiamo a prendere una qualunque cosa di adesso e la portiamo indietro nel tempo, cioè, tutti parlano di bassa temperatura, ma Caremme spiega come faceva il pot-au-feu la mamma e da lì ha preso spunto delle basse temperature. Sono passati 200 e passa anni.
soltanto che chi adesso parla di basse temperature sia stato, adesso quando mi infervoro poi quando iniziamo a parlare di queste cose io. Chiaro, chiaro. Perché, magari faremo un'altra puntata su queste basse temperature, perché è interessante, perché l'argomento è molto... Cioè, è stata applicata la tecnologia, è stata applicata la conoscenza dei nutrienti, ma la bassa temperatura non è niente di nuovo. Poi c'è l'applicazione, e lì potremmo fare dei danni, perché se tu applichi a bassa temperatura senza conoscere i nutrienti e le trasformazioni in cucina, fai dei grandi danni e mangiamo delle cose che fanno pietà, perché ci sono alcune proteine che hanno bisogno di temperature più elevate, che hanno il collagene, tutto quello che vogliamo, e spesso mangio delle carni cotte a basse temperature, e viva la nonna, adesso ho fatto la chiusura da pazzo. No, è vero, d'accordissimo. No, ma guarda, ho fatto una chiusura degna di quello che è un po' purtroppo quello che succede. Passiamo all'ultima foto, Fabio, che è quella che a me piace molto, perché e sono le patate fritte. Ora ti do 30 secondi per parlare delle patate fritte, poi ti spiego come sono fatte queste patate fritte, che anche qui, quella volta che le ho fatte sia nelle TV, sono andati giù di testa tutti. Poi questa in realtà è una ricetta che ha 100 anni, cioè l'ho imparata da mia zia, che aveva 100 anni. Ti spiego com'è. La patata fritta perfetta a casa com'è? Scelta del tipo di patata, taglio, riposo, temperature, poi possiamo parlare di doppia. Veramente ci sono talmente tante tecniche. Proprio su Club Academy ho fatto un corso di 14 lezioni tutto sulle patate, quindi un mondo. Intanto le patate non sono tutte uguali, idealmente ci sono pasta bianca e pasta gialla, quelle cerose che sono più compatte e strette, quelle a pasta bianca che sono più leggere. Poi il taglio è importante anche un pochino di dispersione di amido durante i vari risciacqui, potrebbe essere importante anche la doppia cottura. Insomma, sono talmente tanti i segreti per fare una buona patata fritta, ma questo, visto che l'hai presentata, mi hai fatto un'intervista lunghissima, raccontacela. Ha fatto scalpore dappertutto per un motivo molto semplice, perché io ho preso una padella, un rametto di rosmarino, spicchietto d'aglio, patate tagliate crude, olio freddo d'oliva, non extra, ma oliva freddo, acceso pian pianino, e sono arrivato alla doratura finale con la patatina cotta, croccante e senza un filo d'olio dentro. Mia zia di 100 anni. È proprio così, perché vedi, questa è la trasposizione, il tramandarsi le grandi ricette in modo empirico, perché quando noi riceviamo una ricetta tramandata, dietro ci sono state prove magari di generazioni, quindi loro sono arrivati ai risultati in modo empirico, prova dopo prova, noi ci arriviamo in altro modo. Però è bellissimo, perché le patate crude fino a 45-50 gradi non prendono assolutamente olio. Poi sto pensando alla temperatura che sale pian piano, che gli fai la sbianchitura, sale ancora un pochino, iniziano a perdere acqua, gelificazione degli amidi, cioè, se andiamo a vedere c'è tanta scienza dentro, sì, a una, sì, cosa tradizionalissima. Sì. Bene, guarda Fabio, direi che siamo verso la fine, che è stata veramente una bella chiacchierata, e sono veramente contento, che credo che abbia dato veramente tanti spunti interessantissimi. Ora io però voglio fare un omaggio a te e a una persona a me carissima, ma a te credo di più. Se riusciamo, la regia mi manda la foto, una foto scattata dentro i tuoi studi, anzi dentro la tua cucina ad Alice TV, e vorrei che mi vicino agli studi, perché ero lì in registrazione. Se mi dici chi sono queste persone, Lallo, il comico lo conosciamo. Lallo e Armando Albanesi, socio storico che non c'è più con noi, con il quale abbiamo condiviso 10 anni della nostra vita. 10 anni della nostra vita. Sì, sì, infatti. Abbiamo... E Lallo Circosta, grazie, un grande amico, attore, con il quale ci sentiamo sempre. Quindi un pezzo della storia. Armando io l'ho conosciuto e ci tenevo, insomma. Allora, noi abbiamo terminato, ti do due numeri. Attualmente siamo a più di 3.100 persone che ci hanno visitato, che stanno vedendo la diretta. Parliamo di più di 350 interazioni in questo momento e più di 65 condivisioni, quindi abbiamo dei numeri veramente alti, ne sono contento, grazie soprattutto a te. E niente, mi resta che ringraziarti di nuovo, Fabio, perché sono stato veramente contento, e soprattutto perché
sei fatto con la pasta mia, siamo fatti la stessa pasta, cioè ci piace raccontare alla gente quello che succede. Ora però ti faccio vedere anche chi è l'ospite della prossima settimana e ci devi seguire perché è fantastico la prossima settimana. Va bene. Se la regia mi manda la foto, intanto annunciamo il nostro amico Gennaro Calabrese. È veramente grande. Che ti saluta e ne faremo delle belle, Fabio, perché l'idea sarà, sai che lui imita più di 130 personaggi. Sì. È una roba una persona speciale. È incredibile. Parleremo di cucina, ma con vari personaggi. Toccheremo Borghese, Bastiani, cioè toccherà Iginio Massari, i politici, parlerà poi... Insomma, noi stiamo preparando la puntata la prossima settimana, è una cosa fantastica. Quindi la prossima settimana sarà da ridere, però sempre toccando degli argomenti di cibo, come insomma è giusto che sia. Perché ogni tanto è anche giusto fare cultura... in modo che è un po' più allegro, prenderci a volte un po' più alla leggera, perché tanto io dico sempre, Fabio, quando noi ci impegniamo e ci incacchiamo a volte con certe persone, o capiscono o non capiscono, a volte ridiamoci sopra, se vogliono continuare con loro, io sono, va benissimo, noi andiamo avanti, ridiamo insieme. Matteo, è una grande responsabilità, perché essere consulenti significa che se va tutto bene è merito loro, se va tutto male sono cavoli tuoi. Sì, ma io metto una clausola, io metto sempre delle clausole sotto, che dico purtroppo io non posso essere il tuo personale, perché io ti posso dare tutto, ma se tu non ci metti la passione, non ci metti qualcosa in più, noi non possiamo fare nulla, perché purtroppo non abbiamo la bacchetta magica, e spesso le aziende sono strutturate da persone che se ti seguono con la passione riescono ad avere le cose, se no è difficile come tutte le cose. Quindi grazie ancora Fabio. Alla prossima intervista, tra virgolette, spero che ci incontriamo presto, che finisca tutto questo coronavirus e ti ringrazio veramente di cuore, veramente di cuore. Ti ringrazio anche Maria Giovanna. Grazie a Maria Giovanna. Grazie. E approfitta almeno per una cosa, eccola Maria Giovanna, eccola, un saluto, eccola, un saluto. ciao. E faccio soltanto un piccolo post così, quello più semplice per chi ci segue. Lasciamo stare tutte le grandi cose che ho detto, la rivista, sì. Seguiteci anche su Prodigus, quindi le nostre attività, prodigus.it, che è una testata giornalistica, in edicola siamo con Gusto, e Club Academy, che è il nuovo canale per la formazione, aperta a tutti. Sì, va benissimo. Grazie ancora Fabio, un saluto a tutti quanti, e come chiudo tutte le mie puntate e come le apro dicendo così: grazie a tutti, ci vediamo la prossima settimana, che è il 24 aprile, in questo caso con Gennaro Calabrese, e ciao Fioi, alla prossima puntata. Ciao Fabio, grazie mille, grazie a tutti.